Buongiorno, eh, oggi è chiaramente una giornata di lutto sui giornali eh, per quello che è avvenuto ieri eh, sulla eh, linea ferroviaria che va da Andria a Corato in Puglia. Eh, quello che mi stupisce, ma i giornali ovviamente fanno il loro mestiere... Eh? è che tutti hanno una loro opinione, eh, come direbbero gli americani, sono tutti molto opinioned sulla questione dell'incidente che ha visto 27 persone morire, 50 essere ferite, di cui alcune molto gravi, tutti hanno la loro opinione, tutti soluzione eh, tutti hanno più o meno un colpevole e eh, devo dire la verità che eh, ovviamente eh, forse perché sono originario di quelle parti anche a me mi hanno chiamato conosco bene Andrea ma eh, io non so che opinione farmi eh, oggi ho avidamente letto eh, tutto quello che c'era da poter leggere l'ho fatto ovviamente anche ieri sui giornali eh, che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Beh, intanto ho visto che l'azienda che gestiva eh, questa linea ferroviaria era un'azienda un privata, a differenza di un'altra azienda eh, e di un'altra ferrovia eh, pugliese, questa eh, ferrovia era gestita secondo quello che c'è scritto oggi sul giornale abbastanza bene, certo con 27 morti l'abbastanza bene è eh, un eufemismo, ma fino ad ora l'aveva gestita bene con dei conti in ordine che è la cosa fondamentale per le concessionarie. Eh, ho letto che i due uno fatto in Svizzera, l'altro fatto in Francia, sono i due locomotori, i due treni erano piuttosto moderni. Qua a Milano non ci sono treni così moderni nelle famose ferrovie lombarde. Eh, eh, ho letto eh, e ho sentito molto il direttore generale di questa azienda che mi sembra tutto molto equil equilibrato. Ieri eh, non si è mai scomposto. Nell'unica diretta che è stata fatta eh, molto bene da Enrico Mentana, ieri sulla 7, mi sembra che si chiami Irti, ha eh, raccontato. E che in quel momento, come tutti quanti noi dovremmo fare, eh, ha fatto un passo indietro per cercare di capire che cosa stesse succedendo? Perché la priorità ovviamente era occuparsi dei morti e dei feriti. Poi abbiamo letto che era su un binario unico. Oggi la strage del binario unico è il titolo di Repubblica. Morire sul binario unico è il titolo del Corriere della Sera. Ma anche qui si vuol dare una soluzione: cioè si vuol dire: guarda, che se c'è il binario unico, eh, c'è un rischio in più. Questo è fuori di dubbio, perché lo capisce anche un bambino: che su un binario possono eh, correre due treni come è successo ieri a 100 km all'ora non vedendosi l'uno con l'altro perché la sfortuna ha voluto che questo avvenisse anche in una zona in cui c'era una curva. Ma eh, poi dopo andiamo a vedere sui giornali i dati non sono univoci, ma i dati che ho letto e sono molto verosimili perché coincidono tra i diversi quotidiani è che ci sono su 16.000 eh, km di reti gestite dalle ferrovie pubbliche 9.000 sono a binario unico. 9.000 su 16.000 su 6.000 eh, binari gestiti dalle concessionari privati eh, su 6.500 eh, concesse privati 6.000 cioè il 90% delle reti concesse privati sono su binario unico allora eh, si può pensare che il binario unico sia eh, la causa eh, di questo incidente? Eh, boh, io non lo so, sono certo che però se così fosse ce ne sarebbero molti di più in Italia di incidenti, posto che il binario unico è un disastro, un disastro per i tempi, un disastro per i ritardi, un disastro per i rischi che comporta, è un, è un disastro per la gestione. Però vi chiedo e mi chiedo: oggi sui giornali non ho letto grandi pezzi che dicono che quando bisogna espropriare un terreno accanto a quel binario unico quando bisogna togliere le villette abusive vicino al binario unico, quando bisogna prendere terreno per fare un binario, sono tutti d'accordo nel farlo in questa Italia che non vuole nulla nella sua backyard. Eh, però non voglio fare polemica, però insomma i binari unici sono una caratteristica in Italia. L'altra cosa che ho letto sui giornali è che in tutti i binari gestiti dalla rete pubblica in realtà ci sono dei controlli automatici, cosa che non avviene in tutti i binari della rete privata. Beh, questo forse però è un elemento, perché diciamo che l'errore umano ci può sempre stare, ma il fatto che non ci siano eh, dei controlli automatici forse può far pensare che siamo un po' troppo affidati all'errore umano, mettiamola così, mettiamola così, che nel 2007 l'ultimo incidente che è avuto, si è avuto nelle ferrovie italiane è avvenuto in una ferrovia pubblica perché non c'era appunto tra un treno e merci che portava billette d'acciaio e, e un treno, un convoglio invece ai passeggeri in cui non c'era, non c'era un automatismo e da quel momento in poi hanno messo gli automatismi, cioè sostanzialmente dei freni automatici che non fanno partire o che comunque tengono a distanza i treni. Io non sono un tecnico, così ho letto sui giornali. Questo, forse, più che il binario unico, cioè il fatto che ci sia un sistema automatico, potrebbe essere un'idea. Ehm. E poi c'è un ultimo dato che forse bisognerebbe leggere: poi tutti quanti hanno le loro opinioni, tutti se la prendono con la politica, con la burocrazia, che in effetti in quel caso c'è perché è dal 2007 che c'è un progetto per sdoppiare quel binario. Ma insomma, eh, nel, tra il 2010 e il 2014 l'Italia risulta il paese in cui c'è stato il numero inferiore di morti eh, derivanti eh, da incidenti ferroviari, e sui 59 che sono morti l'anno scorso, 57 perché avevano messo loro eh, la vita in pericolo mettendosi sui binari delle, eh, delle ferrovie. Sostanzialmente l'Italia è tre volte più sicura sui binari di quanto lo sia eh, gli Stati Uniti e più sicura rispetto alla media UE. Quindi non so, visto che noi abbiamo così tanti binari unici, se questo dipende dai binari unici, dal personale. Non lo so. Quello che voglio dire è che questa è una tragedia incredibile, è una tragedia incredibile, è una fatalità incredibile, forse c'è un errore umano, anzi molto probabilmente c'è un errore umano in quello che è avvenuto e nei giorni prossimi lo scopriremo. Il punto vero è che in casi come questi forse vale più la cronaca che l'opinione, almeno all'inizio, poi dopo l'opinione ce la faremo. Saviano l'opinione ce l'ha sempre e dice della questione se ne occupi la magistratura, sarà Sandir, e Renzi si occupi di ehm, eh, assicurare un servizio eh, dignitoso. Un servizio dignitoso, eh, questo è esattamente un eh, bel modo di approcciarsi nel momento in cui c'è una tragedia di questo tipo. Non lo so se il problema è avere un servizio dignitoso, forse avrei detto un servizio sicuro, Saviano, non dignitoso, sono due cose un po' diverse. Se poi vuoi fare la polemica col TAV, no comunque se tu, tutti i giornali oggi fatela, questa è l'originalità oggi dei nostri grandi pensatori. Il servizio oggi dignitoso, eh, questo è il problema? No, il servizio deve essere... Sicuro, questo lo possiamo dire con certezza: non dignitoso. Prima sicuro e poi dignitoso, prima onesti e poi governar bene. No? Va bene? Questo forse è il, il lancio della cosa, ma comunque andiamo avanti. Libero oggi. Attacca la Boldrini, lo fa in maniera molto divertente perché dice basta con questo elemento della, del razzismo sei fissata oltre che sulla questione femminile, però nel sottotitolo dell'apertura di pagina 1 del di Libero evidenzia una cosa a cui io non sape, di cui non sapevo che sarebbero addirittura 16 i programmi RAI sull'immigrazione e l'Islam. Questo è un buon indizio su quello che io dovrò fare a Matrix. Eh, se 16 sono i programmi su immigrazione e Islam, forse Matrix che condurrò. Da settembre dovrà occuparsi di immigrazione e Islam, ma con il mio punto di vista, con il nostro punto di vista, che non è certamente quello che immagino essere della Boldrini e della Rai. Oggi l'attacco ad persona ogni giorno ce l'ha con qualcuno. Travaglio lo fa con Marcello Pera. E, come posso dire, leggete questo pezzo e dite: oh, Questo si è svegliato proprio di cattivo umore. Il problema è che Travaglio si sveglia tutte le mattine incazzato. Travaglio, io pure stanotte ho dormito poco, ma insomma, non è che ce l'ho con tutto il mondo. Oggi tu ce l'hai con Pera. E vabbè. E, leggetevelo se vi interessa e anche se la lite più bella di oggi si fa per dire più bella è tra D'Alema e, e Renzi se ne dicono di tutti i colori fino a prova contraria militano nello stesso partito perché eh, Renzi dice a D'Alema era l'uomo dei capitani coraggiosi facendo riferimento all'OPA che D'Alema aveva aiutato a fare con la Nine Company sulla Telecom ma il problema è quello che risponde D'Alema a Renzi dice eh, Renzi eh, eh, dovrebbe ehm, occuparsi eh, delle fughe di notizie sull'Etruria e sull'insider trading che sono argomenti che forse conosce bene. Cioè Dalema sta dicendo che Renzi eh, conosce bene fughe di notizie: insider trading eh. è una roba che insomma, eh, dire che si. Eh, dire che questo è uno schiaffone dire poco. Mi sembra che soltanto il giornale con Laura Cesaretti lo metta nella giusta evidenza. Cioè, sono due che si danno degli schiaffoni tali per cui varrebbe la pena accorgersene. Sulle banche oggi eh, non si capisce molto se. Mm, se sì, eh, c'è questo accordo europeo, no. Ma, mm. Non bisogna che noi lo si capisca dai giornali, bisogna capirlo dalla borsa. Se la borsa vede, vedete i titoli che salgono vuol dire che l'accordo c'è, se i titoli scendono non c'è. Ieri i titoli sono tutti saliti, quindi ieri il mercato speculava sul fatto che un accordo per le banche italiane ci fosse. La cosa che ti fa arrabbiare, e voi lo sapete che non sono un populista, e ho scritto tante volte sul giornale, ma anche qua ve l'ho detto: le banche bisogna salvarle perché in realtà dobbiamo salvare il nostro fondo schiena oggi. Però quando leggi il Financial Times che dice che i, i compensi per gli amministratori delegati delle banche nel, 2014 sono, nel 2015 sono cresciuti dell'8%, allora un po' di rabbia viene. Oggi Repubblica ricorda anche le liquidazioni di quelle pippe che hanno gestito le banche italiane italiane eh, che hanno fatto un sacco di soldi. Allora, se tu sei una pippa, se tu metti sull'astrico milioni di risparmiatori, beh, insomma, la liquidazione è una cosa che non ti meriti e che dovrebbero essere: anzi, azioni di responsabilità, tua incapacità e soprattutto quel lavoro dovresti smetterlo di fare. Questo. In Italia non avviene, ma in tutta Europa. Financial Time, più 8% gli stipendi dei manager bancari, fino al prossimo fallimento. E allora quello che si troverà col cerino in mano probabilmente non si prenderà la liquidazione, ma quelli che il fuoco l'hanno creato la liquidazione sono già intascata. Ciao, ci vediamo domani.